Eccoci qua, bentornati. Um, oggi sono qua a rappresentare Docebo come uh, responsabile di account management a Docebo, quindi lavoro con tutti i nostri clienti nell'area del, del Sud Europa. Oggi con noi abbiamo Andrea Roselli, Head of Grazie. Education e uh, Talent Management a Tinexta. Um, appunto oggi vorremmo parlare un po' di come Tinexta um, utilizza la formazione e soprattutto poi come utilizzando una piattaforma di e-learning come Docebo eh, aiuta proprio in questo, in questo processo, quindi lascerei magari la parola ad Andrea per fare una panoramica su, su come appunto utilizzate la formazione per raggiungere i vostri obiettivi di business. Grazie, grazie a tutti e innanzitutto grazie per l'invito. Uh, allora, Spendo ecco, giusto due parole almeno per presentare Tinexta. Tinexta fondamentalmente è un gruppo eh, industriale ecco, costituito all'incirca da una ventina di compagni, di aziende e i servizi ecco, che noi facciamo sono fondamentalmente quelli di supportare altre compagni, altre aziende nella trasformazione digitale. Quindi Tinexta è una realtà connotata già all'interno di un settore tecnologico dove il digitale in qualche modo è di casa. Uh, un gruppo industriale però giovane, ecco perché uh, sappiamo benissimo no, che come tutti i grandi gruppi... Eh, c'è una holding che in qualche modo poi coordina quelle che sono un gruppo di company eh, che ovviamente gruppo che cresce come sappiamo benissimo anche per acquisizione e quindi in qualche modo porta dentro, quindi accoglie delle realtà con eh, dei vissuti, delle storie, con delle esperienze che sono molto personali e connotate all'interno della realtà. Ora, come può una holding in questo senso andare in soccorso delle persone? Eh, sicuramente si deve armare di alcuni strumenti, per, eh, credo la cosa più importante sia quella di offrire il senso logico delle cose. Perché eh, per dare subito una risposta forse un po' trashant, credo che la formazione sia stata nel passato e spesso lo è anche vittima di un abuso okay, e forse di un sovradosaggio. Quindi la sfida di un gruppo come il nostro che in qualche modo si appresta a creare una cultura di one company deve innanzitutto prima... Capire qual è la leadership che guida eh, le scelte formative che vengono fatte coerentemente con il modello di leadership e al tempo stesso poi offrire una serie di iniziative, interventi, progetti che possano sensibilizzare su quelle che sono le tematiche più importanti del momento. Non a caso, proprio ieri per noi è stata eh, una giornata importantissima, a solstizio d'estate, 21 giugno, ieri abbiamo messo insieme 40 manager rappresentanti. Eh, delle nostre eh, company per costruire, quindi mettere e fare un ragionamento, quindi prima pietra sul nuovo modello di leadership. Tinexa non aveva ancora un modello di leadership e stiamo lavorando proprio per portarci a casa, quindi per esprimere quelle che devono essere le nostre caratteristiche di gruppo. Ovviamente questo consentirà in maniera... Eh, forse è più coerente in maniera eh, più logica ecco, di definire un set di, com di competenze, di definire di descrivere quelle competenze con degli indicatori comportamentali, eh, fare un deployment di quella leadership. Quindi spiegare all'interno delle company cos'è un modello di leadership e che cos'è invece uno stile di leadership, che sono eh, due concetti completamente diversi. Associare un set di percorsi e quindi capire ovviamente con la leadership e con le persone, quelle che sono le priorità su cui andare a personalizzare iniziative e interventi. Quindi questa è in questo momento la responsabilità più importante di Holding. Oltre a questo si vanno ad inserire in questo momento alcune e altre iniziative che ovviamente poi vedono il supporto anche di Docebo per la sensibilizzazione su alcune tematiche come la diversity, l'inclusion che sono ovviamente importanti nelle nostre politiche societarie. Dall'altra parte ci sono tematiche legate al codice etico, insomma tutta una serie di iniziative importanti che rappresentano e costituiscono la base di un gruppo eh, che deve creare una sensibilizzazione su alcune tematiche, sapendo poi che nella nostra realtà. Ciascuna società all'interno del gruppo può eh, rispondere in maniera autonoma e quindi attivarsi per la costruzione invece e il rafforzamento di quelle che sono le competenze tecniche. Ma noi abbiamo una responsabilità a livello di holding di spiegare qual è la direzione, qual è il senso, perché alcuni progetti è importante farne, perché alcuni non è importante farne, perché altrimenti si rischia sempre di utilizzare un po' la formazione come spesso la definisco. Eh, Servizio bancomat, si chiama la holding e si richiede la necessità di fare un progetto. Questo può funzionare fino a un certo punto, mentre quello che deve funzionare è che le persone capiscano la logica perché un progetto sì, perché un progetto no. Ecco, se tu mi dovessi chiedere qual è la formazione che faresti domani dove coinvolgeresti 50 manager e eh, li farei stare insieme per tre giornate di formazione, come si faceva quando io sono entrato eh, in questo business. È proprio questo: un bel training sull'abilità di spiegare il senso alle persone, che credo sia una per mia esperienza delle più grandi, eh, diciamo, eh, incapacità. Ecco, attualmente riscontrabili. E forse anche quella che può creare eh, le più grandi frustrazioni verso le altre persone che si perdono la logica di una direzione, e quindi la scelta di alcuni interventi piuttosto che altri. Assolutamente. Ecco, questo secondo me è un, un aspetto molto importante che riscontriamo in tanti dei nostri clienti in. In Docebo, ovvero quello di dover dare della formazione personalizzata a persone che vengono anche da realtà diverse, come nella, nel vostro caso, mantenendo però quella che è una sorta di overarching gerarchy della, della holding. No? Assolutamente. Quindi sarei interessato a capire un po' meglio ecco, come ci si giostra anche con l'utilizzo di una piattaforma come Docebo nel um, combinare quello che è il, il mandato dal, dalla holding e allo stesso tempo comunque lasciare una certa indipendenza. Allora, ma, mh, allora, su questo credo che Docebo possa essere eh, un alleato molto importante per... Fare un po' quello che è il marketing della formazione, questo perché? Perché noi ovviamente dall'ottica di una holding eh, non solo abbiamo la responsabilità di progettare o di ideare delle iniziative, ma dobbiamo anche dire: guardate che al momento questa iniziativa è importante farla. Quindi, è bello svilupparla, ma è bello anche venderla, io la devo vendere una iniziativa. Quindi sicuramente devo usufruire di una formazione che utilizza anche un wording un po' scioccante con dei titoli fuori dal comune, eh, che non sia ecco eh, obsoleta nel linguaggio, che parli ai giovani e che soprattutto un canale come il Docebo... Possa in qualche modo aiutarci a inserire quelle, di, quelle dinamiche ecco, contemporanee, quelle metodologie fresche che ovviamente rappresentano una nuova modalità eh, per le persone con più esperienza e che invece rappresentino delle modalità veramente interessanti e più appealing per eh, le persone più giovani che entrano in organizzazione. Non a caso eh, tra i primi progetti ecco, che ho pensato quando pochi mesi fa, ecco io sono in Antinexta, lo devo ricordare anche, dal 1 febbraio eh, di quest'anno dopo un'altra esperienza di creazione di un'academy in un contesto sociosanitario e altri 17 anni in multinazionali, e, mh, in consulenza, ecco lato consulenza. E la prima idea che ho avuto vedendo lo stato dell'arte di Docebo era che qui bisogna fare qualche cosa perché Bisogna far sì che questo canale, con, con tutte queste potenzialità, eh, ci aiuti in qualche modo ad essere uno strumento valido per diventare attrattivo. Quindi va bene il contenuto, va bene qualsiasi eh, formazione. Possiamo veramente stare ore a parlare sui titoli che sono per noi eh, centrali, però questo strumento, soprattutto se penso alle dinamiche di social learning, alla gamification, insomma, ci deve aiutare e lo può fare. A venderla internamente. Non a caso entro fine dell'anno quello che faremo sarà un restyling completo di Docebo. Ecco, questo perché, nella mia idea, eh, uno strumento come, eh, come il vostro può in qualche modo essere utilizzato come una repository, no? eh, per, eh, ma dall'altra parte anche come. È una parola un po' vecchia, non mi piace, però in questo momento mi viene questa, catalogo parlante. Ecco, odio la, odio la parola al catalogo della formazione, però un qualcosa che in qualche modo vada a raccontare e dia il senso delle iniziative che noi andiamo a proporre. Quindi assolutamente è un partner importante, eh, però ecco, eh, relazionato a... Una logica di senso. Chiaro, ecco. no, questo è anche per noi un punto importantissimo perché noi ripetiamo sempre i nostri clienti, noi offriamo un, una, una piattaforma alla fine, no? tutta quella che è la strategia, la, la strategia di adoption, come dici, di vendita interna è fondamentale. Sì, e soprattutto ecco, è importante che una piattaforma di questo tipo consenta alla persona all'interno eh, di ogni singola società di avere un'esperienza personalizzata quindi assolutamente un'esperienza brandizzata personalizzata su quelli che sono i contenuti che in qualche modo possono essere eh, costruiti secondo le proprie preferenze ma che dall'altra eh, vengono spinti ovviamente da una holding che deve per forza sensibilizzare su alcune tematiche adesso ti faccio un altro esempio sempre questa settimana questa è la settimana degli eventi come mi piace ricordare perché proprio lunedì abbiamo, eh, siamo partiti ecco, con un altro progetto molto bello che abbiamo chiamato Vitamina D eh, per fare proprio una, volutamente una cura ricostituente ecco, su dei contenuti importanti eh, in questo momento. Abbiamo parlato il primo, nel primo incontro eh, della leadership, e Vitamina D Driving Leadership, quindi che cosa significa eh, gestire la leadership o vivere la leadership all'interno di un contesto in trasformazione digitale, quindi fortemente connotato dal digitale. Questo perché? Perché se mercoledì, quindi ieri, eh, 40 manager si sono ritrovati insieme per creare la prima pietra per il modello di leadership, era giusto che dall'altra parte eh, tutte le persone, le 2.500 persone del gruppo, eh, fossero sensibilizzati sul capire oggi ma cos'è il leadership oggi? E che differenza c'è, come dicevo prima, tra leadership e stile di leadership? E qual è la leadership che oggi, in qualche modo connota le competenze e quali sono le competenze su cui bisogna lavorare. Quindi uno strumento come questo poi ci aiuterà, per esempio, a divulgare questi contenuti che sono partiti in una modalità di un evento gestito in live streaming, a diffondere ai missing, quindi alle persone che in qualche modo eh, non hanno potuto partecipare e a diffondere i contenuti che in qualche modo rientrano in questo progetto. Quindi è sicuramente una spalla importante eh, in un progetto di senso. Comunitario ecco, dicevi giustamente cos'è il senso di leadership oggi? No? Questa nozione della formazione in continuo sì. cambiamento. So che hai un'esperienza lunghissima. Prima diciamo, in consulenza, eh, poi nel, nel tuo dottore di lavoro precedente dove lavoravi con numeriche anche molto, molto diverse rispetto a quella sì. di, di Tinex. Quali sfide vedi nel futuro e come pensate di. di, ecco, di di rispondere. Questa è una do domanda a cui ho sempre un po' di difficoltà uh, a rispondere, perché uh, quello che mi accorgo è mentre penso a come gestire le sfide del futuro, in realtà mi cambia la formazione del momento. Okay? Quindi uh, penso sempre in realtà a attivare questa logica di senso, ecco, che mi consente in qualche modo di dare risposte molto prammatiche. Per questo è importantissimo per noi, è importantissimo avere identificato e aver iniziato a lavorare su un modello di leadership. Perché poi è ovvio, ci sono delle competenze che sappiamo benissimo essere importantissime da sviluppare. Pensa a un contesto altamente tecnologico, come posso non pensare alla necessità di sensibilizzare quello che oggi viene chiamato lo human touch? Ok, va benissimo: l'empatia, gli human touch, intelligenza emotiva. Mentre la tecnologia avanza, come mi porto a bordo le persone? Quindi come li ingaggio, come sto con loro? Però sappiamo benissimo che dentro lo human touch in realtà sono racchiuse. Quante altre competenze? Altre cinque? Altre sei? Eh, quanto i manager oggi sono abili a dare tempo alle persone? Quanto oggi i manager sono abili a gestire le proprie paure. Ci sono veramente delle tematiche che andrebbero approfondite eh, in preparazione eh, di una tematica come questa. Però ecco, direi che forse nel nostro contesto la sfida più importante sarà proprio questa. Ecco, quindi, non solo quella di personalizzare, questo mi, eh, credo che sia insomma, un progetto che possa in qualche modo realizzarsi con molta semplicità però quello di sensibilizzare su tematiche che già sono ritenute importanti, quindi in parte c'è già una base di persone che comprende il valore di queste iniziative. Però credo, se tu mi chiedi la sfida e di come farlo, credo che la giusta modalità per il futuro, ovviamente anche pensando a uno strumento come Docebo, sia quella di fare formazione breve, però molta. Ecco, fare più cose ehm, me, meno cose ecco, però ripetute ehm, su un tempo ecco, io vengo un po più da una cultura quando sono entrato in questo contesto si stava in aula 4 giornate 5 giornate e poi ci, si tornava in aula dopo 6 mesi per gestire follow up oggi ovviamente non è più così non ci sono più forse questi budget a disposizione per eh, investimenti di questa durata quindi ci sono tutte le metodologie le modalità per invece strutturare una, una formazione un apprendimento più veloce però più sul lungo periodo quindi credo la personale strategia sia proprio questa mi ricordo mi dicevi prima se comunque è un fan della, delle, della formazione in aula quindi immagino che quello sono zona un fan è, assolutamente della formazione no. Io sono nato in aula, quindi eh, sono, nato, sono entrato in questo business nel 2004, quindi eh, lavorando con i manager su tutte le competenze, su percorsi integrati, stando in aula con loro. Quindi io ritengo che prima o poi bisogna, eh, sarà necessario riportare le persone in aula. È ovvio, tutto il resto può essere un valido... Eh, un valido supporto per l'apprendimento ovviamente offrendo un potenziale uno strumento che può offrire soluzioni differenziate però la formazione in aula se dobbiamo parlare di human touch oggettivamente faccio un po' fatica a vederla finalizzata da un e-learning ecco, insomma questo lo trovo un po complicato no senz'altro anche noi riscontriamo una, una tendenza Dopo il Covid a tornare a quello che veniva definito una volta il blended learning, no? quindi sia la presenza in aula, poi i follow up attraverso l'e-learning. Assolutamente. Ecco, ti, chiedo, ti faccio un'ultima domanda al volo, visto che stiamo uscendo dal periodo Covid, no? un po' come, so che non eri in T-NEXT allora, però in senso più ampio, come hai visto cambiare la formazione dopo un'esperienza come, come il Covid? Ma, allora, io eh, non so se per mia fortuna o sfortuna, durante il Covid ero in sanità, quindi eh, avevo preso la gestione di un'academy a gennaio, un bellissimo progetto tra l'altro, e, e a marzo credo, poi dopo un mese è arrivato con un timing perfetto, si è presentato il Covid, quindi eh, immaginate insomma in sanità che cosa... Eh, abbia voluto significare da un momento all'altro portare in digitale, che significa in sanità, su uno smartphone privato medici e tutte le echippe sanitarie per affrontare tematiche di formazione. Sanitari che mangiano la formazione, sanitari che la divorano, non che la fanno una tantum per fare qualcosa di diverso. Ecco, i, I sanitari si nutrono di formazione e la devono fare a, anche perché c'è. Eh, sappiamo benissimo che la dinamica ECM no, obbliga a fare formazione. Quindi, pensando in quel contesto, ricordo quanto sia stato difficile non aver avuto proprio il tempo di attivare alcuna campagna di sensibilizzazione o di preparazione culturale all'utilizzo del digitale. Spesso le organizzazioni, io ho avuto. Sento colleghi che sono in altre aziende che mentre io ecco, andavo nelle cliniche spiegando all'infermiere come funzionava Teams sullo smartphone, eh, loro erano comodi in organizzazione a fare le campagne di sensibilizzazione digitale. Ecco, questo per me non è stato possibile perché da un giorno all'altro li abbiamo portati su una piattaforma digitale appositamente creata per loro. Quindi questa è stata la sfida più grande, credo, per me del mio ultimo periodo. Certo che ho visto con il Covid forse un, eh, un utilizzo un po' eh, abbondante ecco, del canale digitale a discapito invece di una modalità... In presenza, no? e spesso ehm, l'inner voice che sentivo in qualche modo da discorsi di altre persone era sempre un po' di ricorrere al digitale perché in qualche modo si fa presto e. Eh, forse si arriva sicuramente a un target più ampio in tempi brevi e riusciamo in qualche modo a portarci a casa dei contenuti però eh, sappiamo benissimo insomma che eh, contenuti eh, che in qualche modo necessitavano di essere sviluppati e approfonditi in un'altra modalità quindi un abuso non posso non negare di averlo percepito e anche vissuto ecco quindi eh, bisogna disimparare ecco come spesso si dice e eh, ricominciare a normalizzare il giusto utilizzo del digitale a supporto di una formazione più esperienziale Andrea io ti, ti ringrazio grazie tantissimo. a voi per l'invito grazie. grazie grazie, mille. grazie. grazie. grazie.